Un saluto a tutti da Simone, sto io a Firenze, mi trovo a Vicchio del Mugello. Stamattina ho venduto a un signore, un ragazzo, via, dico un signore, un ragazzo, questa una delle mie 126 prima serie, molto bella, stupenda, l'ho lucidata, è tornata perfetta, non ha un filo di ruggine, freni fatti, interni bellissimi. Gomme nuove, revisionata, targhe documenti di origine e l'ho venduta molto 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 bene rispetto a quello che l'ho pagata io esattamente. Ho guardato il passaggio 2009, quindi investite nelle macchine d'epoca, anche macchine che oggi o ieri avevano pochissimo valore, tipo le 126, le 127, le 128 come questa qui e compagnia cantante, fino in fondo del capannone, sotto il capannone, a destra del capannone e a sinistra del capannone. Poi ovviamente ci sono anche dei mezzi che non vendo, che sono mezzi che ho cercato io in particolari. Comunque sia, volevo dire questo, che l'investimento a lungo termine è stato un bel investimento, perché se uno un oggetto lo paga, lo pagava, perché oggi purtroppo non è più possibile, 1200-300 euro, la vendi 4500 dopo 10 anni, ti ci sei divertito, ti ci sei goduto, l'hai tenuta, l'hai fatta vedere, ci hai girato, non ci hai speso praticamente niente di manutenzione. È stata lì ferma, buona, calma e tranquilla nel suo garage, non ha fumato, non ha bevuto, non ha mangiato, e la vendi bene, quindi voglio dire, in banca 1200-300 euro, se ce le mettevi nel 2009, oggi ne trovavi 500. Ok, investite nelle macchine d'epoca, mi raccomando, fate i buoni, comportatevi bene, con passione, con entusiasmo. E mi raccomando, aiutatevi sempre un con l'altro. Un saluto a tutti da Simone, Pistoia Firenze. Ripeto, investite nelle macchine d'epoca a lungo termine. Occhio però, mi raccomando, state sempre attenti, fatevi portare da qualcuno che se ne intende, da qualcuno che comunque sia ha un po' di esperienza in materia. Non vi fate fottere, perché ci sono tanti bricconi a giro. Un saluto caloroso.